Ciao, bentornato oggi sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1 con notizie come: per Fabrizio Corona ci sono delle notizie non proprio così positive. Si parla di una situazione delicata per lui. Fabrizio Corona è di sicuro uno dei nomi più conosciuti nel mondo dello spettacolo. Numerose sono le vicende legate a questo personaggio, che l'hanno addirittura portato ad essere arrestato. La situazione però sembra essere peggiorata ancora di più durante le ultime ore, momento in cui l'ex re dei paparazzi si è comportato in un modo che nessuno mai si sarebbe aspettato. Proprio come leggiamo su Libero Quotidiano, pare che nelle ultime ore Fabrizio Corona abbia scelto di violare gli arresti domiciliari per andare dall'ex moglie Nina Mouri. Ed è proprio qui che l'uomo ha dato spettacolo di sé, in quanto c'è stata una discussione davvero molto accesa. Una situazione che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e che potrebbe causare non poche conseguenze. E così, Fabrizio Corona vede piovere sulla sua testa un'ulteriore denuncia, un qualcosa che potrebbe provocargli dei provvedimenti disastrosi. Lo scontro tra Nina Mouri e Fabrizio Corona è avvenuto proprio sul pianerottolo dell'abitazione dell'ex moglie. È stata la stessa modella a raccontare nei dettagli ciò che ha vissuto in quei momenti, accusando addirittura l'ex marito di averla derubata. La scomoda verità per Fabrizio Corona è appunto un avvenimento che la stessa Mouri descrive come triste e incommentabile, un qualcosa che la spinge quindi ad andare per vie legali. Nina Mouri comunque sembra essere abbastanza confusa, in quanto ancora oggi non le è chiaro in che modo sia riuscito a raggiungere il suo appartamento. Appena si accorge della sua presenza, sceglie di chiamare i carabinieri anche se questi erano stati avvertiti in precedenza dallo stesso Fabrizio. E così, nel giro di poco tempo, intorno all'appartamento di Nina Mouri sono arrivate 3 pattuglie da cui sono usciti 9 agenti appartenenti alle forze dell'ordine. La collaborazione della donna è stata immediatamente tanta, al punto che lei stessa ha dato il via libera ai carabinieri di procedere per la perquisizione. Nina Mouri, inoltre, proprio di fronte agli uomini in divisa afferma che Corona le deve una grossa cifra di denaro. Un debito che sembra essere arrivato ad una cifra a 6 zeri. Ma come mai tutto questo? Cosa ha portato Corona a comportarsi in questo modo così particolare? Di sicuro quanto accaduto danneggerà ancora di più la situazione di Fabrizio Corona, che attualmente si trova a scontare la pena agli arresti domiciliari proprio per gli errori fatti in passato. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.